Avvocato Filastò, avvocato di Mario Vanni. Che ricordo ha di Mario Vanni da quando lo ha conosciuto, cioè partendo dagli anni 90, credo, no? No, un po' dopo, direi abbastanza dopo. Ora non ricordo esattamente quando. Comunque l'ho conosciuto in carcere dove si trovava e niente, io ero già convinto che Mario Vanni no, non avesse niente a che vedere con i delitti del mostro di Firenze. Perché, vabbè, ho sempre studiato il caso, ho scritto anche un libro, quindi ero abbastanza, diciamo così, prevenuto. Ma poi quando ho conosciuto, quest'idea mi si è ribadita perché era un povero uomo, un povero vecchio, postino. Ex postino, credo fosse già in pensione. Persona mite, molto gentile e molto, parlando da vivo, di scarsa intelligenza. Era una persona che non a caso lo chiamavano Torsolo, perché era così, una persona che non brillava l'intelligenza, uno che non si era mai allontanato da San Casciano, salvo una volta per andare a Roma in viaggio di nozze con questa sua moglie, poverina anche lei, messa molto male perché oltretutto epilettica. E quindi niente, con me cascava alle nuvole, insomma, ho seguitato a cascare alle nuvole. Per tutto il tempo della nostra frequentazione, appunto che negli ultimi anni della sua vita, negli ultimi tempi della sua vita, quando andavo a trovare in questa specie di pensione dove si trovava un istituto per non autosufficienti, e lui mi diceva: "Avvocato, ma quando me lo fanno il processo?" Braccio, insomma. Del resto durante il processo non aveva fatto altro che dormire. Tanto si svegliava, diceva anche improperi al pubblico ministero e riaffermava la sua fede politica fascista. Diceva: "Ritorneremo", eccetera, insomma. Un pover'uomo, ecco, e basta. Lui ha sempre dichiarato di non, che non c'entrava niente con il... Certo, lui non capiva nemmeno perché, non riusciva a capire nemmeno perché lo tenessero in carcere, insomma. Per fortuna non c'è stato molto, insomma, sono riuscito a tirarlo fuori per questioni di salute 2 volte e insomma alla fine è morto così in questo istituto dove era tenuto bene, insomma. Ma il caso di Mario Vanni non è solo un errore giudiziario, è qualcosa di più, perché si inserisce in una serie di errori giudiziari, di sbagli gravissimi, che cominciano fin dal primo delitto del mostro di Firenze, che è quello di Lastra assegna del 1974, 68, scusa, 74 e secondo. E non solo, ma c'è anche tutta una serie di altri omicidi che a mio parere sono collegati con i delitti delle coppie. Perché chi è che dice che un serial killer di quella freddezza, ferocia, pervicace volontà di uccidere, debba uccidere soltanto delle coppie? Le coppie rappresentano
un qualcosa di più per lui, ma ci sono altri omicidi che avvengono e che riempiono gli spazi vuoti fra un caso di doppio omicidio e un altro. Ci sono prostitute che muoiono a Firenze in quell'epoca, almeno 5 o 6. Ci sono dei guardoni che muoiono, ci sono degli omosessuali che muoiono, in circostanze sempre misteriose, perché nessuno è mai riuscito a individuare l'assassino ancora. Ci sono ragazze sole che muoiono, una alla certa Gabriella Caltabellotta, per esempio, un'altra viene uccisa in Sicilia. A Sciabani. Quando, perché collegata? Perché era un'amica intima di Susanna Cambi. Però tornando un attimo, poi torneremo sul punto, per chiudere, su Mario Vanni. Lui, non c'è stato mai nulla che lo ha accostato a questa serie di omicidi, se non le dichiarazioni di due testimoni, che sono Lotti e Pucci. Mai nessun elemento è emerso su Vanni. Assolutamente niente. Ammesso che si possa parlare di testimonianze per quanto riguarda Lotti e Pucci. Perché Lotti e Pucci si autoaccusano di essere dei complici e Pucci avrebbe dovuto essere incriminato ed essere interrogato come imputato di delitto, però, come complice eventualmente. E Lotti è uno che confessa, ma sono due personaggi che, come tutto il carrozzone, io l'ho chiamato Corte dei Miracoli, dei cosiddetti testimoni che entrano in tutte le inchieste da un momento in poi. Noi ritroviamo sempre questi personaggi, salvo Lotti, ma la Ghiribelli, il Nesi, la Filippa Nicoletti, si ritrovano anche nel processo di Perugia contro i mandanti, che vede imputati 23-24 persone, alcune delle quali ragguardevolissime, tipo un questore, tipo un capitano dei carabinieri, il capo degli elicotteristi. Vogliamo dire questa cosa che abbiamo detto prima della sentenza di secondo grado, che dice che Lotti è credibile su alcuni punti e su alcuni no? Sì, perché certe cose, dice Lotti, me lo deve dire lei, sono talmente assurde che non si possono proprio... Allora, questo fatto che qualcuno che Pacciali ha la pistola a Giogoli per sparare lui ai due tedeschi. Allora io le faccio la domanda, che cosa ci dice la sentenza di secondo grado sui compagni di merende riferito a Lotti? Dice che ha detto la verità in parte no, ma guardi che è una cosa che non regge da nessuna parte, proprio non regge da nessuna parte, perché vede, cioè, Lotti, secondo il... No, scusi, mi faccia finire. Perché non regge? Perché esiste in questo... bisogna vedere non una fase del processo, sennò non si capisce niente. Va visto l'inchiesta, l'indagine, nella sua interezza, fin dal momento in cui viene uccisa la Barbara Locci e Ilo Bianco. Nel 68. Da lì si incardina tutta una serie di inchieste che poi vanno ricondotte all'unità, altrimenti non si capisce nulla. E l'unità in che consiste? L'unità consiste che, allorché si sbaglia,
Che in certi casi si sbaglia, si sa per certo, no? Il povero Mucciarini e Melgen. Lo stesso Francesco Vinci. Immediatamente, poco dopo, qualche mese dopo, arriva l'autentico mostro a rimettere le cose a posto, perché ammazza una coppia con la stessa pistola, con le medesime modalità. E la riparte un altro filone di indagine. Si vanno a pescare i sardi, la cosiddetta pista sarda. E via via però ci si accorge, per qualche ragione, una delle quali la ragione fondamentale che il mostro uccide di nuovo, che non è quella la pista giusta. E allora si è costretti a prendere un altro direzione. Perché si arriva ai compagni di merende, compagni? Perché si arriva al gruppo di San Casciano? Perché ci sono delle prove, e prove, sto parlando di prove, non sto parlando di indizi, sto parlando di prove materiali, che indicano come la persona che uccide è di una certa altezza, più alto di 1,80 m. È indiscutibilmente più alto di 1,80 m. Ci sono delle tracce sulla macchina della Rontini che sono assolutamente non discutibili. E allora chi scrive la sentenza, quando si trova di fronte a questo scoglio, dice: beh sì, però c'erano i complici e c'era un complice più alto. Ora disgraziatamente Vanni è più alto, su 1,75 m, no? Ma è una persona abbastanza alta. E come si arriva a Vanni? Perché è amico di Pacciani, e Pacciani non si discute, mentre anche Pacciani è un povero listo, infilato là dentro, per forza di cose, come ha detto giustamente la sentenza di secondo grado su Pacciani, che lo assolve in pieno. Ecco, e allora là si cerca quest'altro. E si va a pescare un altro amico di questi, fra gli amici di Pacciani, va a pescare questo Lotti, il quale è uno strano miscuglio di persona che è da un lato narcisista, era famoso un paese per aver descritto un arrivo di extraterrestri a San Casciano, eccetera, e di paura, di persona pavida, incapace di gestirsi, insomma una specie di scemo del villaggio. L'altro, il Pucci, è uno scemo del villaggio certificato, perché lui è considerato oligofrenico al 100% dalla perizia della ragione, che gli ha dato una pensione per questo motivo. E si sa che non è che sono teneri quando la commissione deve attribuire una pensione a qualcuno, ci stanno attenti, voglio dire, tanto magari la danno ai ciechi e ci vedono, ma insomma in genere stanno attenti a dire che uno è oligofrenico al 100%. Ecco. E queste due persone, sia pure con molte differenze e contraddizioni, contrasti l'uno con l'altro, alla fine vengono indotti, parliamoci chiari, vengono indotti a fare delle dichiarazioni. Dice indotti in che modo? Indotti per esempio con la promessa di essere ritenuti fuori dal quadro. Tant'è vero che Lotti non tocca nemmeno per un giorno, lui che si autoaccusa di 4 doppi omicidi, 8 persone, non tocca per un giorno il carcere. Il Pucci nemmeno viene indagato. Sono cose che fanno veramente... Lotti quando va in carcere? Nel 2001? Nel 2001, quando la sentenza passa in giudicato.
quando la sentenza passa in giudicato, allora ci metti da metterlo dentro, per forza avevo 26 anni. E dal 97 al 2001 Lotti dov'è? È nel carcere di Opera a Milano. Ma non era la questura di Arezzo? No, no, no. Alla fine, lo so, può darci sia passato da Arezzo. Solo. Lui stava all'Opera. Sotto protezione Lotti? No, che struttura, lui alla fine finisce in carcere. No, no, prima, dal 97 al 2001. Ah, dal 97 al 2001. Non lo so dov'era, io proprio non lo so. So che era accompagnato sempre da qualcuno. Ma girava tranquillamente, sceglieva i ristoranti lui dove andare, quando tutta la staff degli indagatori si muovevano. Con lui che gli indicava i posti, eccetera. Poi lui, quando si fermava a mangiare il ristorante, lo sceglieva lui. Vabbè, comunque. Questo, il punto è questo. Vabbè, allora, poi si arriva a un pagno merende vengono condannati. Però a questo punto c'è chi dice, ma com'è possibile dei delitti così geometrici per certi versi, fatti con queste caratteristiche, così, così ben organizzati, siano stati fatti, programmati, realizzati da questi beoni di paese. Un procuratore della Repubblica di Firenze, si chiama Vecchietti Arzilli, poi non sono nemmeno tanti Arzilli per dire la verità, perché insomma sono anche abbastanza rintronati. Non c'era verso di fargli fare un discorso compiuto a Lotti, per esempio, e nemmeno a Pucci. Allora ecco che nasce l'ipotesi dei mandanti. Cioè di nasce l'ipotesi esoterica, l'ipotesi della magia, di qualcuno, e del gruppo in colletto bianco che sta di dietro e che paga queste persone per uccidere e per procurare i feticci cosiddetti. Per farsene che cosa di questi feticci non si è mai capito bene, ma questo non ha importanza. Un'indagine di questo genere è tutto basato su delle ipotesi.